Ladies and gentlemen della magia youtubesca, ben giunti nella terza ed ultima puntata della guida per il limited di Lord of the Rings Tales of Middle Earth. Quest'oggi ci addentriamo nelle migliori non comuni del set. Partiamo con quelle del colore peggiore, nonché il verde. Thanks. Celeborn Device, 4 mana 3-3, creatura leggendaria, elfo nobile come il gas. Quando attacchi con una o più elfi, scry 1. Quando you scry, Celeborn Device guadagna più uno più uno fino alla fine del turno per ogni carta guardata scryazzando in questa maniera. È una carta del merda. Semplicemente dovevamo mettere una sesta posizione e questa era la sesta posizione. Vi ricordo che appunto il verde è putrido, quindi una sesta posizione del verde non sarà mai equivalente in termini di power level, che ne so, alla sesta posizione del nero, del blu, del rosso. Ok, quindi vabbè, nel senso, se proprio ci tenete a fare verde, sappiate che questa non comune tra le più non è proprio tra le più putride, ma poco ci vuole. Andiamo avanti. Quinta posizione per Gift of Strength, 4 mana, flash, incanta creatura. Quando entra in gioco scry 2, più 3, più 3. Ora, cioè, un incanta creatura è un flash a costo 4. Costa 1000 milioni questa roba. Se ti sparano la creatura in risposta, persa via, casa ciao. Una delle carte più orride della storia della magia, la ritroviamo qui in quinta posizione per il peggior colore della storia di Magic. Andiamo avanti, quarta posizione per di Conis, questa iconica scena del Signore degli Agnelli. Con 3 mana instant, una creatura che controlli infligge danno pari alla sua forza, una creatura che non controlli crea cibo. Vabbè, in realtà questo non è male come removal, peccato che costa un mana in più di troppo. Se costava 2 mana, diciamo che sarebbe stata molto meglio, però insomma, questa è tutto sommato un removal decente all'interno del putrid verdes. Terza posizione, podio per 4 mana 4-4 vaniglia, che tutte le volte che metti in gioco una terra, quindi un landfall, assegni un stack di ring bearer a un pupazzo. Questa è una cosa, questa è abbastanza buona tutto sommato la carta, dai. Questa si difende bene, ha un buon body iniziale e da sola ti può far arrivare al quarto stack di agnello, può fare proprio da zero, semplicemente facendo terra, terra. Quindi le terre insieme ai pezzi con landfall sono sempre meno orride di quanto non siano generalmente. Quindi vabbè, questa è buona, questa è una bella carta. Seconda posizione, proprio lui, Quick Beam Upstart Ent, 6 mana 5-6. Quando lui entra in gioco o un altro Trifolk, lo fa, fino a 2 creature bersaglio guadagnano più 2 più 2 travolgere fino alla fine del turno. Questo è un bel, un grossissimo top di curva che può portare a casa ingenti danni, perché appunto, minchia, più 2 più 2 a 2 pezzi e travolgere è tanta roba. No, è una bella carta questa, è una bella carta, nerfata purtroppo dal putrido colore di per sé. Prima posizione per migliore non comune del set, verde, sicuramente, questa è proprio buona, Meriadoc Brandy Book, quindi 2 mana 2-2, statistiche, quindi nella norma, quando uno o più halfling e controlli attaccano, un giocatore crei un cibo, quindi pure se stesso, quindi 2 mana 2-2 quando attacca, caga cibo, questa è veramente tanta roba, è proprio forte questo, molto forte. E poi anche non far attaccare lui, puoi mandare avanti altri halfling, e quindi questo è un generatore di cibo a costo esiguo che funziona molto molto bene. Passiamo adesso a un colore meraviglioso, nonché il blu, e il blu è veramente pieno di bombe al napalm. Bang! Partiamo con Saruman il bianco, 5 mana 4-4 Ward 2 lo rende Camurriusu su board. Quando tu lanci la tua seconda magia in ogni turno, ammassi 2 orchi. Quindi questo è un generatore di valore abbastanza importante. Diciamo che costa un po' tantino rispetto alle statistiche che possiede, però si protegge Ward 2. Di solito quando lo vedo a te, io non ho mai visto ammassare niente a questa carta. Mai, mai. E ne abbiamo fatti un po' di draft, onestamente. Mai visto ammassare nulla. Perché? Perché l'ho sempre esploso subito. È una carta che comunque va rispettata, è un threat, ti occuperà un turno, perché anche una removal ti costa 2 mana invece ti costa 4, ti costa 3, ti costa 5, quindi vabbè, lo rispetti e via. Se lo lasci lì è pericoloso, quasi sempre la verità
è che quasi sempre esplode, perché fa, non ha un enter the battlefield, ha poco impatto su board, diciamo, nel turno in cui entra in gioco. A meno che tu non, lo possa, non riesca a giocarlo in compagnia, non dell'agnello, ma bensì in compagnia di un'altra spell cheap, magari a costo 1 o a costo 2, all'interno dello stesso turno in cui lo lanci. Probabilmente questo è il modo migliore per sviluppare questa carta, e comunque ha il suo perché. Quinta posizione per... Mamma mia, Stern Scalding, un counter sensazionale della magia. Visto che neutralizza tutte le creature che costano un mana, due mana e tre mana, le stanno sotto Stern Scalding. E soltanto per un mana significa fare un, far fare una tempo loss micidiale al tuo avversario. Se il tuo avversario sta spendendo tre mana e tu neutralizzi con un mana soltanto, con tutto il mana restante puoi prolificare su board con il tuo piano di gioco. E neutralizza anche qualcosa a costo 4 questa carta. È un counter davvero sensazionale, fortissimo, una bomba. Andiamo avanti. Quarta posizione. È bellissimo questo disegno. Gandalf, amico delle guardie. Questa è probabilmente la mia carta preferita del set. 4 mana, 2-4 flash, che vince quasi da sola, in pratica. È una carta che fa archetipo. Puoi lanciare le panzregonerie come se avessero flash. Quando l'anello ti tenta, se sta tentando una creatura che non è Gandalf, quindi se fai tentare un'altra creatura, peschi una carta. Quindi questo ti fa pescare un bordello, proprio un bordello. Il peschino blu a costo 1 che abbiamo visto nella puntata precedente, che ti fa pescare una carta. Con Gandalf ti pesca due carte e ti costa, ed è pure instant, non è più sorcery. Un mana blu pesca due carte a velocità instant e ti tenta l'agnello vinta. Questa carta è un threat mostruoso. Il fatto che abbia flash è meraviglioso, perché tu la puoi tirare a fine turno all'avversario, mantenendoti quindi sempre durante il tutto il turno dell'avversario aperto di counter. Carta eccezionale, oppure può fare un blocco a sorpresa. Una carta stilisticamente meravigliosa. Io sono veramente commosso e mi sto toccando le vergogne in questo momento con la mano sinistra, perché la destra è impegnata sul mouse. Terza posizione per The Bat Song. 4 mana, saga. Pesca 2, scarta 1, pesca 2, scarta 1 inizialmente, e poi rimischia qualsiasi numero di carte dal cimitero nel tuo mazzo e aggiungi 2 mana blu. Quindi questo fa... Pesca un bordello e poi alla fine ti restituisce pure 2 mana che hai perso nel turno in cui l'hai lanciata. Questa è veramente una bellissima carta. Tra l'altro il blu appunto pesca moltissimo, e ti potrebbe esserci la possibilità che tu possa morire male di mill, anche perché c'è qualcosa che milla all'interno di questo set anche da parte dell'avversario. E invece no, perché tu ti rimischi tutto quello che vuoi poi dopo, e quindi possiamo scongiurare il fatto di morire di mill. Ma non soltanto, possiamo rimetterci delle bombe, delle spell fortissime che abbiamo già lanciato all'interno del mazzo e potercele quindi ripescare e ripartire con il solito tram tram forte. Questa è tipo un po' la vratta del blu all'interno di questo set. Horses of the Bruinen, 5 mana, rifai tornare, fai rimbalzare 2 creature bersaglio nella prima mano, scry 1, l'agnello ti tenta. Questa fa veramente un sacco di cose. Cioè fa doppio rimbalzo, che su pedina equivale a removal. Il modo migliore per rimuovere le pedine all'interno di questo set è sicuramente questo, se parliamo di pedine a mass. Scry e l'anello ti tenta. Con Gandalf questa la giochi a velocità instant, e quindi ti pescherà pure una carta probabilmente, perché appunto l'anello ti tenta, rimbalzi. Puoi rimbalzare anche cose a te stesso, quindi ti puoi salvare pezzi in risposta a delle rimozioni. Ovviamente sempre se è Gandalf. Carta veramente... importantissimo, forterrimo. Ma non è la miglior non comune del blu, che invece è... vabbè, counter target spell. Questo countera tutto. Non c'è nessun counter all'interno di questo set che countera tutto, a parte Saruman's Triggery. Certo c'è Revive, che è quella del bianco, che sarebbe un po' il remand del bianco, però non neutralizza, rimbalza dalla pila. Questo proprio neutralizza, ok? E ti mette pure l'ammasso 1-1. Vabbè, dice, che cazzo me ne faccio l'ammasso 1? Ci blocchi e non muori, oppure ci blocchi un 1-1-1 portatore di agnello mortale, oppure quella 1-1 potrà essere la tua win condition se ci metti un anello per 4 di sopra. Praticamente fa 4 danni a turno, quindi le pedine 1-1 in realtà sono pericolosissime, non mi stancherò mai di dirlo, all'interno di questo set. Passiamo a un altro colore eccezionale veramente. Boom, il rosso, e partiamo con Book of Marzabul. Cioè questo in sesta posizione. Rosso e nero hanno una qualità
astrusa. Quindi la sesta posizione, boh, in realtà c'è una, è solo la punta dell'iceberg. C'è tutto un sommerso incredibilmente forte, sia del rosso che del nero, che però per ovvie ragioni non mostreremo quest'oggi, perché non rientra all'interno della top 6. In questo caso, questo genere ammasso a rate, prima 1-1, poi ammassi 2, quindi se avevi soltanto un ammasso, poi quella 1-1 diventa una 3-3. Poi tutte le creature che controlliamo guadagnano minacciare e più 1 più 0 fino alla fine del turno. Quindi, in buona sostanza, questa carta funziona molto bene, soprattutto se possediamo una board piena di pupazzelli, piena di pedine, perché dare più 1 più 0 e minacciare a tutto sono veramente ingenti danni mortali. Forte, poi fa tutto da solo, eh? È un po' la favola di Gigi di questo Limited. Quinta posizione per Forever Hawks. Questa è una sorcery che ammassa 2 e spara X a una creatura bersaglio controllata dall'avversario, dove X è pari alla forza dell'ammasso. E è rischioso, perché se ti sparano l'ammasso in risposta ai danni, questa fa 0 danni. Però se hai un ammasso già per i cazzi tuoi, a turno 4 questo si va a sommare alla Mass Orc 2 e spari veramente moltissimi danni, moltissimi danni a una qualsiasi creatura. Quindi sviluppi board e fai removal, che è una cosa, è sempre la cosa più forte all'interno di tutti i set limited che si possa fare. Fare pezzo e distruggere pezzo con quel pezzo lì è un tempo swing sempre fortissimo. Andiamo avanti, quarta posizione per Ranger's Firebrand. Questo è un po' l'equivalente delle bombe micidiali che abbiamo visto nel blu e nel nero, ovvero con uno nero riprendo creatura dal cimitero, mi tenta l'agnello, con uno blu pesco una carta, mi tenta l'agnello. Lo troviamo anche nel rosso, però non comune, ma bensì non comune. Umana, 2 danni dove vuoi, quindi pure face, e l'anello di dente. Vabbè, ragazzi, bomba clamorosa, che ve lo dico a fare? Che te lo dico a fare? Che te lo dico a fare? Terza posizione per, altra carta incredibile, Fotti Madre sotto forma di creatura che ammassa 2 orchi. Cioè, veramente, questa carta, boh, non lo so, non c'ha veramente senso di esistere. Questa è proprio una cosa imbattibile. E la cosa astrusa è che la troviamo solo in terza posizione. Boh, veramente. Questa è fuori di testa, sul serio. Andiamo avanti, seconda posizione per, cioè questa seconda, io non oso immaginare cosa ci possa essere in prima posizione. 1x spara X su una creatura bersaglio, quindi ucciderei quella creatura, e un danno a tutte le altre. In un set in cui veramente sono diffuse le pedine 1-1, comunque il body con uno di salute, questa spesso e volentieri swipa la board dell'avversario. A me un sacco di volte mi hanno fatto e mi hanno spazzato completamente la board e ci ho perso on the spot. In alcune situazioni di gioco questa te la fanno e hai perso proprio boom on the spot. Se, soprattutto se giochi Boros, se giochi Orzhov, insomma se giochi il bianco, giochi il bianco è terribile. Prima posizione per non comune, più forte del set, Homer Simpson di Riddermark. 5 mana, 5-4, rapidità in linea di massima. Quando attaccherà, questo caga un pupazzo 1-1. E continua a farlo sempre e sempre e sempre e sempre e sempre. Quindi si dà il caso che sia 5 danni in bocca se non hai modo di bloccarlo. Conviene ucciderlo. E comunque se non riesce a ucciderlo nella combat, lui continuerà a spammare pedine tutti i turni, quindi a mettere delle bloccanti. E lui picchia e mette bloccante, picchia e mette bloccante. Questa è veramente una mitica praticamente all'interno di questo set. Top uncommon del set in assoluto. Sesta posizione per il blanco, la CIA. Einstein Sheriff. 2 mana, 2-2. Cautela. Quando entra in gioco tu puoi sacrificare un token. Quando lo fai esila una creatura controllata da un avversario finché Sheriff non lascia il campo di battaglia. Secondo me questa è una carta deliziosa, che ovviamente ha bisogno di un archetipo che la supporti per essere lanciata in maniera affidabile come catarro brutale. Questo è un mini catarro brutale a costo 2, non comune, pure con cautela. Questa è veramente molto forte questa carta. Ovviamente vuoi tanti cibi, vuoi tanti tesori, vuoi tante pedine 1-1 per poterla giocare, se la vuoi supportare. Io ne voglio veramente moltissime copie all'interno del mio bazzo. Mal che vada è 2 mana 2 cautela, che comunque schifo non fa. Ecco. Quinta posizione per Eowyn, Lady of Rohan, tagliata male. Questa è misprint. Se la trovate così siete ricchi, più ricchi del possessore del detentore dell'agnello. 3 mana 2-4 all'inizio della combat. È il tuo turno, una creatura bersaglio guadagna a tua scelta, first strike o cautela fino alla fine del turno. Se quella creatura è equipaggiata, non la leggere questa parte.
Non è mai successo. Non è mai successo. Niente. Alla legge. Alla legge. 3 mana 2-4, creatura leggendaria. Cautela, Overstrike a un pezzo. Bello, un bel body. Ti rende la situazione migliore in difesa o in attacco a seconda delle circostanze. Questa è una carta solida. Bella. Quarta posizione per Billy the Pony. Bellissimo. 4 mana 1-4. Creatura leggendaria. Quando entra in gioco caga due cibi. Che è già una cosa eccezionale. Tu giochi un pezzo e ne metti tre in gioco. Ma sei pazzo? Ma sei pazzo? 3 per 1. Sacrifica un cibo. Fino alla fine del turno la creatura che controlli assegna un danno combattimento con la costituzione anziché con la forza. Questa carta bomba all'interno di Hordes of Token. Ma non solo. In realtà doppio cibo. Questo significa che ti fa guadagnare 6 punti vita. Se poi avrai il mana da spendere per... Poi 1-4 è un bloccante eccezionale per tutte le pedine. 1-1 però all'occorrenza può anche essere 4-4 e tipo può essere pure un grusso omicidiale che blocca, uccide cose o picchia per tanto. E la cosa bella di questa carta è che non lo fa solo su se stesso di fare infliggere danno con la costituzione. Puoi farlo fare anche a un'altra creatura che è per terra. E ce ne sono di creature con il culo grusso, bello, il culo grusso più grusso della forza all'interno di questo set, soprattutto in Orzhov. Bello. Ma anche Gandalf che è 2-4, può attaccare come 4-4, questa è una carta sensazionale. E poi metti doppio cibo in gioco subito, doppia pedina, significa che fai doppio trigger se hai per terra robe che triggerano con l'Enter the Battlefield dei token. Adesso ne vedremo qualcuno, infatti. Terza posizione, Samwise! Questa è una carta di Dio, la adoro. Mi piace un sacco, Samwise. Snapcaster Mage, 2-1, Flash. Quando entra in gioco ti riprendi un permanente che è finito nel cesso all'interno del turno in cui lo lanci. Quindi se te hai bloccato con un pezzo ed è morto, ti hanno fatto una removal, tu giochi questo e te lo ripigli dal cimitero. Quando entra in gioco l'anello ti tenta pure, quindi fa pure stack di anello. Tips and trick: se ne hai due questi, tu puoi fare Samwise. Visto che è leggendario, giochi l'altro Samwise, uno dei due si spacca appunto visto che è leggendario. E per l'effetto dell'Enter the Battlefield, che ti riprendi un permanente che è finito nel cimitero all'interno di quel turno, puoi riprenderti subito l'altro Samwise. Quindi se hai mana infinito, tu puoi fare infiniti Samwise alla fine del turno dell'avversario. Ne devi avere due Samwise, mana infinito, e fai infiniti Enter the Battlefield con infinite tentazioni dell'anello. Dice, che cazzo me ne frega. Ti frega perché se hai appunto delle cose che triggerano con gli Enter the Battlefield o con le tentazioni dell'anello, queste si potranno attivare all'infinito. Seconda posizione, Revive. Minghe, uno bianco, un incolore, fai tornare in mano una spell. Pesca una carta. La carta del signore. La carta che ha fatto sobbalzare dalla comoda Herman Miller tutto il popolo della magia. Dice, ma come, ricounter nel bianco? Questo è praticamente rimandare. Rimandare però bianco. Una carta bomba assoluta, sia constructed che limited. Carta incredibile, non c'è bisogno, penso, che vi spieghi perché. E in prima posizione, boom, eccolo qua. Rosy Cotton of Southland. Eccola qui, il nostro payoff da Enter the Battlefield di token più importante. Rosy Cotton, quando entra in gioco caga un cibo. Quando crei un token, metti un segnino più uno più uno su una creatura che controlli a parte Rosy. In buona sostanza questo entra come 3 mana 1-1, mette cibo subito e mette un segnino più uno più uno su un pezzo che non è lei purtroppo. E poi tu fai Billy the Pony e altri due segnalini più uno più uno. Perché non è che dice quando tu crei token in genere, no, quando tu crei un token metti un segnalino più uno più uno. Quindi metti un più uno più uno per ogni token che crei. Quindi questo spara segnalini più uno più uno dappertutto, fortissima questa. Carta principale dell'archetipo Hordes of Token per quanto mi riguarda. Anche in Selesnia Food ovviamente, però è putrido, quindi stateci lontani. Andiamo nelle migliori non comuni del Black. Partiamo con la sesta posizione. Boong. Ma veramente questa è sesta? Ma veramente? 4 mana 3-3. Quando entra in gioco ammassa un orco, le creature e le pedine che controlli hanno detach. Quindi sia l'ammasso che le pedine 1-1 avranno tutte detach. Ed è una Giulia praticamente. 4 mana 3-3 più il pezzo 1-1, però un detach. Vabbè, questa è una roba vergognosa e si trova solo in sesta posizione. Ne voglio 16.000 all'interno del mio mazzo. Quinta posizione, removal micidiale. 4 mana, velocità instant, distrugge creatura e perde 2 punti vita il possessore di quella creatura. Che ti può costare pure 3 mana in meno se è stato già inflitto danno a quella creatura in quel turno. E quindi la puoi utilizzare come tipo un tocco letale e spatti 2 danni in faccia all'avversario. Fortissimo, strabomba totale. Quarta posizione per... Gollum! Bellissimo, anche questo fa il giochino...
Con mana infinito questo. Puoi fare infiniti Gollum, quindi infiniti Enter the Battlefield e infinite tentazioni dell'anello, un po' come Samwise. 2 mana 3-1, appunto quando esplode l'anello di Dent. Con un mana sacrifica una creatura e ti ritorna Gollum in mano dal cimitero. Purtroppo però si può attivare soltanto come sorcery. Questa è una bomba micidiale clamorosa, fortissima. Il pezzo perfetto da saccare, che ti spamma tentazione dell'agnello. È ottimo anche sacrificare pedine per rimetterti in gioco il 3-1. Molto bella questa carta. Top. Terza posizione per altra carta, omaggio a Gollum, con un mana istantaneo, -2/-2 fino alla fine del turno. Quindi questo è uno dei pochi removal instant forti ci sono in questo set. Questo è del nero, con 4 mana ti dà pure una tentazione agli agnello a gratis, così, senza un motivo, dal cimitero. Che dici, vabbè, minchia, però 4 mana sono tanti. Ho capito, però quando non hai un cazzo da fare proprio, questa cosa è gratis. Cioè, già questa carta sarebbe stata molto buona fosse stata un mana -2/-2, basta, instant. Questa cosa in più proprio è regalata. A volte una tentazione dell'anello ti può fare vincere una partita, perché magari ti fa iniziare a ciclare le carte dalla mano o ti fa fare 3 danni in più a turno. Quindi comunque è un'aggiunta totalmente gratuita, estremamente gradita. Seconda posizione per... Draghide imbattibile. 6 mana 4/4 volare. Quando entra in gioco, ogni avversario sacrifica una creatura. Crea cibo per ogni creatura sacrificata in questo modo. Quindi questo è fondamentalmente 6 mana 4/4, avversario sacrifica volare, sacrifica un pezzo e tu guadagni. E metti in gioco cibo. Questo cibo tipo ti dà sustain o ti trigger, lo sacrifichi per altre cose. Insomma, questo fa un sacco di valore. Fa tipo quasi 3/1 sta carta. Fortissima, bomba clamorosa. Ma la non comune più forte del nero all'interno di questo set non è lei, ma bensì Nazikulo. Nazikulo, carta frustrante, posso dire? Nazikulo, carta frustrante del Magic, quasi direi insopportabile. Tra l'altro, carta che è schizzata di prezzo, vale un bordello sto coso, anche nella vita reale intendo, perché la gente se li vuole collezionare tutti. Ci sono 9 artwork diversi e te ne puoi giocare fino a 9 all'interno dello stesso mazzo. Questa carta romperà il cazzo anche in Pradisan. Questa cosa si ingrussa a non finire. E la cosa più vergognosa è appunto quando ne hai più di uno in gioco. Partono tipo 1000 trigger, diventano tutti 1000-1000. Insomma, succedono cose veramente assurde. Nazgul, first pick della vita, sempre e comunque, proprio. La carta del signore. E adesso ci addentriamo nelle migliori non comuni multicolor. Eccolo! Abramo Lincoln, 3 mana 2/4. All'inizio della fase finale, se una creatura è morta sotto il tuo controllo in questo turno, crei una pedina bianca 1-1, umano soldatide. Con 2 mana sacrifica un'altra creatura, ogni avversario perde un punto vita e tu guadagni un punto vita. Questa è carta core, ovviamente, all'interno di Hordes of Token. Billy the Pony lo fa attaccare come 4/4. Questo ciuccia un sacco di vite. Fa un sacco di cose in un mazzo intriso di pedine. Cioè, è una roba che tu vuoi avere per terra e l'avversario lo deve rispettare assolutamente. Tra l'altro, essendo un sack outlet a velocità instant, permette di far fizzare tutti i vari removal, magari dell'avversario, rimbalzi, che hanno anche un effetto secondario, tipo tentazione dell'anello. Se sacrifico in risposta alla creatura che mi stai uccidendo, non ti tenta l'agnello, perché è sempre una cosa bella dei sack outlet, nella fattispecie all'interno di questo set, perché tutto praticamente tenta l'agnello. Quinta posizione per Gandalf Sanction, 3 mana sorcery, spara X danni a una creatura bersaglio, dove X è il numero di istantanee stregonerie nel tuo cimitero. Il danno d'eccesso viene invece inflitto all'avversario. Quindi questo è un... questa carta fa archetipo. Questa carta ci puoi fare un mazzo basato solo su spell, non creatura. Sappiamo che si può fare con Izzet. Archetipo bellissimo. Questo può fungere anche da finisher in buona sostanza. Boom! Botto micidiale su creatura e botto micidiale anche in faccia all'avversario. Somiglia un po' alla carta, quella di Zendikar, ovviamente molto più scarsa, quella di Zendikar Rising, quella basata sui cicli, sui cicli mestruali. Quarta posizione per Frodo Baggins. Oh, finalmente una carta bianco-verde, orrido colore, e comunque riesce ad arrivare qui in top 4 nelle migliori non comuni multicolor, perché si tratta di una carta incredibilmente potente. Quindi, mana bianco 1-verde, 1-3, quando Frodo Baggins ha un'altra creatura leggendaria
entra in gioco sotto controllo l'anello di Tenta. Quindi questa è una tentazione dell'anello Enter the Battlefield Super Chip. Non c'è una creatura che costa così poco che entra in gioco e ti tenta subito l'anello. Questa in assoluto quella che costa di meno. Cioè abbiamo costo 3, costo 4, costo 5, ma costo 2 non ne abbiamo, abbiamo solo queste. Fintanto che Frodo è il tuo Ring Bearer, lui deve essere bloccato se è possibile. Il che significa che soprattutto se lo stai anche buffando in attacco, in difesa, quello che vuoi, significa che uccide un botto di cose questo Frodo, Frodo assassino. Perché il terzo stacco dell'anello dice che se tu combatti con una creatura, alla fine di quel combattimento tu ucciderai quella creatura, a prescindere dalla forza, dalla costituzione, sia di Frodo che di quell'altra creatura combattente, ok? Quindi questo coso è proprio mortale, è come se fosse un detach a un certo punto che devi bloccare necessariamente. Molto forte, ed è stack di anello con Enter the Battlefield, super chip. Terza posizione, Mauro! Urukai Captain, donato due menas. Se uno più segnalino più uno più uno stanno per essere messi su armi, goblin, orchi e controlli, metti con lo stesso numero più un segnalino più uno più uno. Quindi questo praticamente è due mana, due minacciare, che già è forte per i cazzi suoi, che fa ammassare ancora di più gli ammassi, rende gli ammassi ancora più sgravi. Quindi Giulia, 3 mana 1-1, metti ammasso 2-2, in realtà metti ammasso 3-3. 3 mana fai 1-1 più 3-3, ma si pazzo. E questo c'è pure minacciare, bomba clamorosa per la locanda totale di questo set, che è ovviamente Rakdos. Non troviamo però in prima posizione, incredibilmente a sorpresa, vediamo. Seconda posizione per... Sì! Bellissimo Bilbo, Bilbo bellerrimo. Enter the Battlefield, l'agnello di Tenta, ma pure quando lascia il gioco l'agnello di Tenta, e quando infligge danno di combattimento a un giocatore crea un tesoro. Questa è Kikijiki praticamente, favola di Kikijiki, il pedino di favola di Kikijiki sotto mentite spoglie, sotto le spoglie di Bilbo. Quindi difficilissimo da bloccare, perché ha uno d'attacco e se è portatore dell'anello lo puoi bloccare soltanto con le 1-1 praticamente. Quindi difficile da bloccare, quindi caga un sacco di tesori e da solo fa anche un sacco di stack di anello, perché tu questo coso lo devi rispettare, perché se porta l'anello e non c'hai modo di bloccarlo, questo caga mille tesori e vinza perché c'ho troppo più mana di te. Quindi lo devi uccidere, e quando lo uccidi, tac, sposta l'agnello su un altro pezzo, quindi il problema si ripropone. Enan, 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 Enan. E prima posizione, la migliore non comune multicolor del set, è senza ombra di dubbio Shadow Summoning. Ragazzi, uno bianco, uno nero, sorcery, crea due pedine 1-1 volare tappate. Come, scusa? Vabbè, questa è semplicemente, non c'è bisogno di spiegare questa carta, perché boh, è semplicemente fortissima. Cioè si vede, ci può essere anche un constructed playable, una cosa del genere, penso. Semplicemente sbilanciata, proprio fortissima. Infatti, bilanciata dal fatto che sia sorcery e che il costo di mana sia, vabbè, abbastanza intensivo. Tra l'altro sono pure token, quindi significa che tutti i vari trigger, Enter the Battlefield token, triggereranno. Una bomba micidiale, micidiale. Tra l'altro le 1-1 polare in assoluto sono le migliori portatrici dell'anello all'interno di questo set. Meccanica fondamentale, lo ricordiamo, tenetela sempre d'occhio e tenete sempre conto di sederle queste tentazioni dell'anello all'interno del vostro mazzo. Avrete un mazzo molto molto più forte. E questi, cari ladies and gentlemen della magia youtubesca, erano tutte le migliori, quindi non comuni, del set di Lord of the Ring. Quindi direi che è tutto. Adesso avete tutti gli strumenti necessari per vincere ogni draft e ogni sealed della magia di Lord of the Ring, sia su Magic Arena che soprattutto dal vivo. È bello sconfiggere le genti dal vivo e vedere le loro smorfie di dolore stampate sul volto. Vi ricordo che questa classifica vi potrà essere anche molto utile all'interno della Pradas Cup 8 di Lord of the Ring, che si terrà questo 29 luglio, e che il tutto sarà anche streamato ovviamente sul mio canale Twitch, e ci sono anche un sacco di gemme in palio. Se non sai di che cazzo stiamo parlando, beh, guarda qui sotto nella descrizione, c'è spiegato tutto. Non lo so se è veramente spiegato tutto, però boh.